Deca Buseccia. Sì, io questo l'ho comprato al Gran Caffè Bosio. Era il più costoso, me l'hanno dato già impacchettato, era un regalo. Così l'ho portato ad Adele ed è rimasto chiuso nella casa al lago per anni. Chiunque avrebbe potuto metterci il mercurio. Poi io nemmeno so come è fatto il mercurio, era una pippa in chimica, non lo so. E la sua auto? Lo ammetta che era lei che la stava guidando quando ho tentato di investire la Caruso. No, io l'auto come sempre l'ho portata in garage, ci ho lasciato le chiavi dentro e... Dov'era? Dove è andato? Non ricordo, ero al circolo, in giro, non lo so, non lo so. Perché non dice la verità? Lei era al volante della sua auto. Io non ero... Oddio, avete le registrazioni? Guardatele, non ci sono io. Ma mi prendi in giro? Lei ha i vetri oscurati. Magari adesso nega anche di aver montato degli apparecchi per accecare le telecamere. No, no, prendevo troppe multe, rischiavo di perdere la patente. Oh, mi dispiace, ma lo sa che è vietato? Perché voleva uccidere la Caruso? Forse perché ha scoperto la verità. Quale verità? Quale uccidere? Io non ho mai fatto male a nessuno, mai. Ed è per questo che ho comprato una pistola. Non riesco a credere che Carlo pensi davvero che abbia avvelenato Adele. Queste sono tutte falsità che gli ha messo in testa la Caruso lì. Se non ci fosse stata Nina Caruso, nessuno avrebbe mai sospettato della morte di Adele Farese. È anche grazie a lei che ora il magistrato ha aperto un'indagine per omicidio. E in questo momento lei è il maggiore indiziato. Avvocato Visconti, perché non dice la verità? Tanto lo scopriremo lo stesso, non sono io a doverglielo spiegare.